Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Ha smesso di piovere finalmente, posso tornare nel mio orto, nel mio frutteto. Allora, siamo a fine novembre, praticamente dicembre. Quando vedrete questo video saremo a dicembre, ma vanno bene lo stesso le operazioni che vi faccio vedere adesso. Parliamo della concimazione invernale dell'albero da frutto. Allora, questo è un pero di San Giovanni. Ora, siccome io sono fotoreporter provetto, vedrete anche la mia ombra. Mannaggia, devo imparare tante cose. Allora, guardate, mi sposto di qua, così risolviamo. Questo matura a giugno, dà dei frutti spettacolari. Bisogna però fare un paio di operazioni all'anno. Allora, adesso dobbiamo dare la prima parte di concime, di stallatico pellettato nel mio caso, e la seconda parte va data prima della fioritura. Quindi, se dobbiamo dare su una pianta circa 4 kg di stallatico pellettato, dobbiamo dividerlo per due: 2 kg li diamo adesso e 2 kg li diamo poi prima della fioritura, che in questo caso sarà intorno a marzo-aprile, dipende poi dal clima. Come va dato? Allora, lo stallatico non va messo solo sotto il tronco, intorno al tronco è sbagliato. Va messo intorno a tutta la chioma. Questa è una chioma che si dirama per circa 2 metri, quindi dobbiamo spargerlo un po' a spaglio qui sotto. Allora, gli altri anni passavo la motozappa, mettevo lo stallatico e poi la ripassavo. Quest'anno non l'ho fatta questa operazione qui, quindi abbiamo due chance, abbiamo due scelte. O metto lo stallatico pellettato dove posso zappetto, o se no lo lascio sull'erba e buonanotte. Adesso vediamo un po' cosa viene fuori. Allora, abbiamo detto circa 4 kg a pianta, questo è 1,5 kg circa, diviso 2, perché lo diamo 2 volte in un anno, 2 kg, quindi questo una volta e mezzo di questa. La chioma, se vedete, che è questa qui, quindi noi ci mettiamo alla base e cominciamo a spargere. Questa è l'altra metà. Adesso con una zappetta lo smuovo un po', giusto per interrarlo. Il terreno è bagnatissimo, ha piovuto fino a ieri, ha piovuto per 7-8 giorni di seguito, quindi è pesantissimo. Qui dove è inerbito, ragazzi, lascio stare perché tanto non ci si fa niente. Questo vale anche se avete un prato all'inglese, magari avete un albero da frutto, è inutile che rovinate il prato, lo lasciate così sull'erba e buonanotte. Alle prime piogge viene assorbito, non si vede più niente. La prossima operazione, almeno su quest'albero qui, come vi dicevo, va fatto in primavera. Sugli altri posso tardare un pochino perché hanno una fioritura diversa. Altre operazioni da fare adesso, siamo in inverno. Dunque, a parte la potatura, quella come sempre mi farò aiutare dal vicino contadino, se non li rovino, darò subito il primo trattamento di poltiglia bordolese. Questo è l'unico momento in cui uso la poltiglia bordolese nel mio orto. Lo uso solo sugli alberi da frutto ormai, non lo uso più neanche sugli ortaggi, non lo uso più neanche sui pomodori. Li uso il tris di prodotti che vi ho parlato le altre volte, ve lo lascio qui in sovrimpressione. Qui adesso farò appunto un primo trattamento di poltiglia bordolese per disinfettare tutto, soprattutto il tronco. Ecco, vedete qui 2 anni fa ho notato che c'erano gli animali che si facevano le unghie sul tronco e quindi ho dovuto mettere questa rete molto larga e ho risolto il problema. Ora però mi era venuto in mente che volevo verniciarli con la calce idrata, quindi dovrò smontare tutto, vediamo se ce la faccio, insomma. Bene, vado avanti. Vi riassumo brevemente: circa 4 kg ad albero, diviso per 2 volte, periodo invernale e prima della fioritura. Se avete il terreno smosso, potete continuare a smuoverlo dopo averlo messo. Lo stallatico pellettato va messo sotto tutta la chioma e non solo sotto il tronco. Se ce l'avete inerbito, lasciatelo inerbito perché è un peccato rovinare il manto erboso. Nel mio caso avrei dovuto passare la motozappa, ma non ho il tempo. Domani danno pioggia di nuovo, quindi è un'operazione che devo fare oggi e mi devo anche spicciare.
Voglio provarla subito sotto l'albero da frutto dove ho messo il concime. Oh, allora, premesso che per me è la prima volta che la uso, quindi non è che faccio lo splendido, bisogna avere esperienza anche per queste cose qui. Il terreno è zuppo d'acqua, ha piovuto fino all'altro ieri. E il mio è argilla, non è terra, vedete com'è, ci faccio la pallina. Quindi, ovviamente avrei dovuto usare la motozappa, come vi dicevo non l'ho usata, probabilmente la userò nelle prime giornate un po' più fredde, quando si ghiaccerà, quindi riuscirò a lavorare meglio la terra. Ero interessato a vedere fin dove arrivava con questo terreno qua. Lo smuove anche abbastanza bene, ci vuole un po' più di tempo ovviamente perché la superficie è grande, ma adesso sono curioso di provarlo da un'altra parte e dopo lo vedrete sull'altro video, quello sulla testina. Questo video qui lo concludo qui, era quello dell'albero da frutto. Mi interessava sapere se riuscivo a smuovere il terreno, un terreno come il mio. Lo smuove, ci vuole un po' di lavoro, ma lo smuove. Fosse stato asciutto sarebbe stata un'altra cosa, insomma. È stato un video molto breve, ci tenevo a farlo, c'è un articolo sul blog che ne parla, è molto letto, molto visto, è tra i primi posti su Google e di questo ne sono contento, quindi questo video è un po' un compendio all'articolo sul blog. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, se vi è piaciuto questo video lasciate un like e magari iscrivetevi al canale, che così potete rimanere aggiornati su quello che faccio, cliccate sulla campanella così vi arrivano notifiche dei nuovi video. Spero di continuare così, se va tutto bene tra dicembre e gennaio dovrei aumentare un po' la frequenza di uscita dei video con dei test sul campo di attrezzatura da orto. Adesso vediamo un attimino come organizzarci. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.